Ciao, ci siamo, siamo di nuovo in diretta. Oggi non interpreto nessun personaggio, anzi non ho avuto neanche tempo di truccarmi e neanche tanta voglia a dire la verità. E ho messo il cappello per coprire capelli bianchi e quant'altro. E se sta, già sta arrivando qualcuno, Giacomo? No, c'era una chiamata sotto. Ah, ok, ci stanno chiamando sotto, insistono, insistono anche quando noi rifiutiamo. E quindi ciao a tutto il popolo di Facebook e a tutto il popolo di Instagram. E quindi vi ringrazio intanto per averci seguito la settimana scorsa, siete state tantissime. E tecnico, mi dici se va tutto bene? Sto sistemando. Ok, e quindi oggi andremo a vedere una cosa che mi avete chiesto un sacco di volte e vi farò vedere sia, andremo a fare i fregi, quindi li faremo sia con la nostra pasta modellabile della Yod, con gli stampi che abbiamo della Yod, sia con la pasta di legno che è quella modellabile quando si secca e quindi vi farò vedere le diverse varianti, ok? Vi farò vedere anche Benissimo. come funzionano i fregi in pasta di legno e se c'è qualcuno ditemi pure che intanto io aspetto un attimino che si collegano e se ci sono saluti o quant'altro. Giacomo è distratto quindi non me le legge. Manuela, Luciana. Allora, mi salutano Manuela e Luciana. Allora, oggi abbiamo un'altra voce che è fuori campo, che non avete mai sentito, ma è un po' timida e quindi a volte magari la sento solo io, non la sentite voi. Va bene, allora, quindi oggi andiamo a vedere come fare i fregi. So anche che ci sono altri in diretta e sono in concorrenza mia, ma ognuno sceglie gli orari che più gli concerne e quindi poi magari se qualcuno non l'ha vista adesso spero che se la veda poi in differita. Aspetto ancora un Se vuoi secondino, ti leggo i saluti, ma certo, se Manuela no... Porsi ti saluta, Ciao Lucia Manu, Colò, ciao Lucia! Luciana Siriani ti Ciao saluta, ciao, Luciana! Katy Pettinari, Oh, Giussi ciao! Gatto ti Tutte saluta, le mie Roberto. super amate che fanno parte di tutti i miei gruppi e sono le mie fedelissime. E ho visto, ho scritto tante cose questi giorni sui gruppi. Oddio, brutte cose, non, credo che non riguardassero me. Comunque, devo dire che c'è una battaglia aperta per chi fa i tutorial, per gli orari e quant'altro. Anche io avevo scelto già da 2 giorni di fare questo orario qui, ma qualcun altro l'ha fatto nello stesso Manuela orario. Porsi chiede, quella di Iode non è modellabile? Sono diverse. Quella di Yod è modellabile, ma la devi modellare appena fai lo stampo. Quindi, se tu non sai in quale superficie metterla, non puoi modellarla subito. Sono entrambe modellabili, ma hanno usi e metodi diversi. Io, per esempio, tutti quelli in pasta di legno voi li potete fare, quindi potete, che ne so, decidere di fare una giornata di stampo, oggi stampate tutto e poi potete modellarli successivamente su qualsiasi cosa quando volete. Mentre quelli della Yod, quindi quelli con la pasta modellabile Yod, dovete modellarli subito, altrimenti una volta seccati non si piegano più. Ok, quindi direi di iniziare subito. E inizierei perché voglio farvi vedere appunto le diverse cose. Pitturo questi 2 vasetti, così un attimo ho già le basi fatte. Intanto 2 li ho già montati qua. Lucia Grazie Colò dice io seguo solo te. Lucia. Ma non è, ognuno segue chi si sente più vicino e più con le tecniche, perché non mi piace parlare male della concorrenza e dico che secondo me più o meno siamo tutte brave e io dico sempre, faccio questo esempio qui, ci sono tanti forni, ok? E ognuno compra il pane sempre magari nello stesso forno, perché magari a uno piace più cotto, a uno meno cotto, a uno più salato, a uno meno salato. Quindi secondo me non c'è, tra virgolette, concorrenza, a parte magari i prezzi e quant'altro, che quello sì, sono concorrenziali. Però per quanto riguarda magari lo stile, i prodotti e quant'altro, ognuno compra dove si trova meglio e a quello che piace di più, ok? Io naturalmente uso i miei prodotti e quindi non posso che dire che sono top, super eccezionali. Stanno arrivando altri saluti.
Bene, benissimo. Allora, adesso io intanto mentre che loro arrivano e si collegano, faccio questa cosa velocemente, mi pitturo il mio vasetto di vetro, così abbiamo, magari faccio anche un lato solo per sbrigarci, giusto per far vedere che la nostra, l'ho già lavati, infatti sono bagnati dentro, per far vedere che la nostra vernice attacca anche sul vetro. Comunque avete visto, sto caricando un sacco di video su YouTube che vi possono essere utili. Abbiamo i prodotti nuovi e tecniche nuove. Soprattutto abbiamo il corso dei labbré online per chi non potrà mai venire in laboratorio da me e quello sarà super fantastico perché dovrò concentrarmi e quindi niente. Sono una riciclo compulsiva e quindi per una riciclo compulsiva avevo tenuto questi vasetti da parte perché avevano questa forma un po' particolare. E io li ho presi perché così vi faccio vedere come andremo ad attaccare i fregi della IOD. Uno senza modellare e l'altro magari che si modella. Ok? Allora, ditemi come state, ditemi tutto, come sono le vostre città, gialle, rosse, arancioni, se c'è qualche sarda collegato, beate voi che siete bianche, e noi siamo arancioni verso il rosso, a quanto pare ci dicono le Marche, e purtroppo io e Giacomo dobbiamo dirlo che abbiamo tutta la nostra famiglia, siamo gli unici e facciamo le corna che siamo rimasti fuori, noi abbiamo nipoti, nipotini e famiglia positivi, quindi siamo un po'. Ovviamente perché non viviamo insieme. Ovviamente perché non viviamo con loro e ci siamo anche per precauzione, avendolo visti dopo 10 giorni abbiamo anche fatto il tampone e siamo stati negativi, però abbiamo i nostri nipotini che sono tutti positivi, tra cui uno che non sta un granché bene. Lucia Comunque. Colodi dice la Puglia gialla. Roberto Oh, beata te. Pescatore pure ti dice giallo. Oh, beate voi, noi no, purtroppo qui l'inglese ci sta un po' invadendo, quindi ecco perché forse passeremo al rosso. Asciugo un attimo, quindi mentre voi magari fate le domande, asciugo Mary velocemente. Giampucci ti saluta. Gloria Parlato dice confermo, i tuoi prodotti sono top. Chi è che l'ha detto? Gloria Parlato. Grazie Gloria, da Napoli. Invece Manuela Porzi dice provincia di Pistoia rossa. Solo provincia. Noi abbiamo le Marche metà e metà. Alcune province rosse e altre arancioni, forse arancioni scuro. Lazio giallo. Il phon che faceva meno rumore non ti piaceva, vero? No, non mi piaceva il fono che non faceva rumore. Simonetta Vitali ti sta seguendo su Instagram, ti saluta. Ciao Simonetta! Allora, intanto che qui Nel frattempo stanno arrivando tutte giallo, rosso, arancione. giallo, rosso, arancione. Che Italia, ragazzi, mamma mia! Però oggi potremo, mentre che io asciugo, parlare anche di un po' di gossip, no? Cioè, tipo, avete visto Sanremo? Io sì e no, nel senso che tipo un occhio aperto e poi ho dormito, un occhio aperto e poi ho dormito, però un po' per vedere i vestiti, anche perché visto che cerimonie non ci sono, è l'unico modo per vedere qualcosa. Carla ci saluta e dice ciao zii, forse sono Alessandro e Leonardo che ci stanno guardando. Ecco, ciao ai miei nipoti che ho appena salutato e nominato, quindi ciao Ale, ciao Leo, dai che ci rivedremo presto, speriamo. Simonetta dice non riesco a vedere la diretta su Facebook. Prova Simonetta, prova a scollegare Facebook e a rientrare, prova ad E uscire e a rientrare. prova a riuscire a rientrare.
Non è che qualcuno mi ha fatto una macumba e non si riesce a vedere. Così vi faccio vedere anche se volete recuperare qualche vasetto. A parte che questo è un capitolo che trovate anche sul libro, vi faccio vedere come poterlo fare. Anche se non possiamo finirli oggi, Stefania perché Vesprini chiede: ciao Francesca, che ci fa vedere? oggi vi faccio vedere come fare gli stampi, come fare i fregi, scusate. Allora, questi sono asciutti e li mettiamo qui. Qui ho due agende e una l'ho già fatta oggi. E adesso vi faccio vedere come utilizzare la pasta iod, ok? Allora, che cosa andiamo a fare? Scegliete di questi stampi un fregio oppure quello che volete. La pasta iod va mantenuta dentro un sacchetto di plastica, io questa l'ho già aperta, quindi l'ho messa dentro un sacchetto. Dovete avere una spatolina e poi dovete avere la colla Vinavil. Anna Maria Campo dice: ciao Francesca, finalmente sono riuscito a vedere la diretta. Giovanna Ciao Anna Maria. Zocchi, ciao Francesca, sempre numero Ciao Giovanna, ma grazie. Intanto mi metto un po' di vino qui. Ok, quindi dovete tenervi la vina pronta. Poi. Ti saluta Dario Ratizzato, ciao bellissima. Ciao Dario, oggi sono senza trucco. Ho solo un cappello, non ho il parrucco. Allora, guardate, la pasta si trova in queste così, ok? Voi ne prendete un pezzettino. Hildegard dice: sono entrata adesso, cosa hai fatto? Ad ora ancora nulla sto facendo. Sto facendo vedere come fare i fregi, sia con la pasta modellabile che poi la facciamo vedere con la pasta di legno. Allora, andiamo a stampare una di queste tag e che ne so, mi stampo questa. Allora, quindi stampate con il dito, quindi fate così proprio. Come se fosse d'asso o quant'altro, ok? Non si appiccica, quindi vedete com'è è bella la pasta questa qui. Ok. Stefania Vesprini ti chiede se sono pronti i suoi fregi. No, Stefania, perché abbiamo avuto un po' di casini questa settimana. Allora, poi con la spatola andiamo a toglierlo. Vedete, togliamo l'eccesso fino a fare tutta la parte bella liscia. Ok, poi andiamo a toglierla. Vedete, queste, in quanto essendo silicone, si tolgono. Quindi delicatamente li andate a tirare. Giussi Gatto chiede se si può usare negli stampi in silicone. Sì, certo che sì. In tutti gli stampi che sono in silicone. Poi questo con la pasta modellabile della Yod andiamo a mettere la colla. Io la metto qui nella mia agenda oppure la mettete proprio dietro al vostro fregio. E lo dovete applicare subito, quindi dovete scegliere subito come metterlo. Io lo metto qui e aspetto 24 ore. Ok? Ne stampo ancora un altro perché voglio abbellire qua, sempre con la mia È tipo pasta. porcellana fredda, chiede. No, è tipo il DAS di quando eravamo. Per intenderci, tipo il DAS di quando eravamo piccoli, ok? Di quando, che ne so, alle scuole. Io ho fatto la scuola d'arte, quindi ho fatto ceramica e posso dire che è tipo argilla più che porcellana fredda. Simonetta Groppo chiede: bisogna bagnare o mettere del talco sotto allo stampo? Niente, questi sono in silicone, quindi non dobbiamo mettere niente perché si staccano benissimo e non si attaccano. Sia se usiamo la pasta modellabile, sia se dovessimo andare ad usare la pasta di legno che vedremo a breve. Ok? Quindi vi raccomando di pulirlo bene intorno ai bordini, così non dovete andare a togliere gli eccessi dopo.
con una spatolina di plastica. Queste cose qui le trovate nel sito, anche la spatolina di plastica. Poi, sempre con delicatezza, andiamo a toglierla. Ecco qua. Potrebbe succedere che quando i fregi, questi qui della pasta modellabile iod, si seccano, un pochino sicuramente domani si ritirano, ok? Potrebbe anche succedere che si possono crepare leggermente, ma diciamo che fa parte del gioco, perché a noi piace, no? Lo stile shabby, poi un fregio che non ha un po' di crepe, non succede, non sta bene. Cosa invece che non succede con la pasta di legno. Comunque andiamo a fare un altro fregio da mettere sul nostro vasettino. Adesso questo qui, guarda, questo è bellissimo. Ha la corona, le apette, ha tutte le cose che siano, tra virgolette, imperiali. Vedete che rimangono puliti? Pulitissimi. Ok. Comunque dopo lavarli non fa mai male. Lavarli, potete lavarli tranquillamente con l'acqua. Io adesso qui mi voglio fare l'ape. Poi dopo i fregi, questi qui della iod, potete pitturarli se volete dopo con un colore, oppure li lasciate bianchi e li andate a patinare. Adesso quindi io mi sono fatta l'apetta. Su che cosa li stai attaccando, ti chiede? Allora, questi qui che li ho attaccati io sono due agende della banca che non mi piacevano più e le ho trasformate. Invece adesso li vado ad attaccare sul vetro che ho appena pitturato, ok? Quindi anche qui vado a mettere, vado a usare questo. Anna Maria Campo dice: sono rimasta indietro con le tue novità, mi rifarò. Tolgo la mia petta. Ecco e me l'attacco qui. Domani sicuramente domani farò una diretta veloce, una last minute per farvi vedere che vado a patinare. Quindi cercate di farla aderire bene con la colla. Ok, adesso faccio la corona, vediamo se mi ci va, e me l'attacco sul coperchio. Così faccio un bel vaso imperiale. Fate attenzione a premere bene e far andare bene la pasta. Poi con la vostra spatolina andate a togliere l'eccesso. Allora, io che sono una tipa impaziente, la vedo dura aspettare 24 ore per l'asciugatura, eh? Io voglio vedere subito il risultato finale, quindi mi rimarrà abbastanza difficile aspettare fino, anzi, domani mattina appena arrivo, sicuramente vado a vedere subito se è ora. Ok, adesso me la tolgo. Certo, con del. Hildegard ti dice: ti ho mandato foto del mio comò. Ti è piaciuto veramente perché è la mia prima volta per me. Assolutamente sì, è stata bellissima, brava. Hildegard ha seguito i corsi online e devo dire che il risultato è stato ottimale. Adesso metto qui la colla, brava. E poi lei ha pitturato il vetro, ecco, bellissimo. E mi vado ad applicare la mia corona sul coperchio. E qui Anna niente. Maria Campo dice: sono quella che mette la cera ai mobili, sempre molto dopo. Sempre molto dopo. Ah, Anna, ok, no, Anna, vabbè, sarà registrata come Anna Maria, ma è Anna. Anna, sì, ho capito. Ecco. Emiliano Zappalata dice: questi stampi li comprerò, posso usarli anche con la pasta di legno? Assolutamente sì, infatti adesso ve lo faccio vedere. Quindi
E dice questa che vendi tu, che pasta è? Abbiamo sia questa della Allora, Yod. abbiamo sia la, adesso vi faccio vedere, abbiamo sia la pasta modellabile, che è quella della Yod, sia la pasta di legno, che è quella che si modella dopo, ok? Quindi fate seccare il fregio e dopo diventa modellabile. Quindi sono diversi i procedimenti e sono anche diverse le materie. La pasta di legno la trovate comunque sul nostro sito, Ilaria eh? Di Laura, infatti, che sono gli stampi della Yod. Sì, sono gli stampi della Yod. Adesso vi faccio vedere, faccio un altro stampino per farvi vedere che questo lo dovete curvare prima. Invece, sempre su questo vi farò vedere uno stampino già fatto che curvate dopo. Quindi adesso ne stampo un altro qui. Sono Anna, infatti, dice Anna Maria Cam. Ok, ho capito quale Anna è. Anna, devi mettere la cera. Lei mette la cera sempre molto dopo. Finisce tutti i suoi mobili e poi la cera la dà per ultimo a tutti. L'importante è darla perché comunque la cera è importante, o cera o finitura che sia. So che sicuramente non sarete tantissime, ma io so che le mie dirette vengono riviste in differita. Quindi vi ringrazio. E domani ne faremo, visto che qualcuno ha deciso di farmela oggi, domani ne farò un'altra e vi faccio vedere come patiniamo tutte queste Emiliano cose. Zappalà dice me le prendo tutte e due. Sì, hanno usi diversi, quindi secondo me è importante averle tutte e due. Ecco qua. Ecco qua. Allora, guardate, adesso qui io ci metto la colla sul mio fregio. Quindi se Allora, avete già l'idea Pinuccio subito. Salvo chiede, buonasera, posso chiedere quanto costa quel panetto di pasta modellabile? Grazie mille, è la prima volta che seguo questo tipo di tutorial, non vedo l'ora di tuffarmi in questa affascinante impresa. E c'è scritto il prezzo, Sì, adesso lo forse l'ha dico. andato a vedere. No, costa 9,90 euro, ce l'ho scritto qui. Il panetto questo qui costa 9,90, mentre la pasta di legno 12, se non sbaglio, giusto Giacomo? Sì. Ilaria Di Laura dice: tienila umida con la nitro la pasta di legno, se no ti si secca, Franci. E ha fatto la faccina che ride, non so perché. Sì, esatto, infatti io la tengo, ma adesso non sto usando la pasta di legno però, adesso sto usando la pasta modellabile, quella della Yod. Quella della pasta di legno assolutamente sì, va tenuta, va tenete, buongiorno, vedete, ecco, questo qui lo dovete modellare prima, ecco qui che siamo andati a mettere un fregio e l'abbiamo modellato adesso, però lo vorrei forse mettere sopra. Però bisogna aspettare che si asciughi, che si secchi. Ecco, Siete ancora in tempo per cambiare idea? Non siamo più in tempo. Io volevo rimetterlo un pochino più sopra. Hildegard dice: per togliere la cera sullo specchio mi sono impazzita, ma ce l'ho fatta. Bravissima. Manuela Borsi dice 12, anche Cristina conferma 12, la pasta di legno. 12, ok. La nostra magazziniera La nostra Cristina. magazziniera che è a casa perché anche lei ha il raffreddore, quindi sapete che con questo. Comunque, ecco, pasta Yod, eccola qua, aspettiamo 24 ore che asciuga. Nel frattempo che l'abbiamo provata e vi ho fatto vedere come stamparla, la mettete via dentro un sacchetto di nylon in modo che non secchi. Adesso poi la chiuderò meglio, anche se di solito io sono una di quelle che fa seccare le cose. Adesso vi faccio vedere come utilizzare invece la pasta di legno, ok? La pasta di legno dovete prestare un pochino più attenzione, perché è un pochino più difficile da utilizzare, dovete tenerla sempre umida con la nitro, come diceva bene Ilaria di Anna Laura. Maria chiede, ma solo perché? Poi, se mi viene in mente di aggiungere qualche fregio, poi come si fa al lavoro finito? Non ho capito la domanda. Allora, te lo dico io, Anna, siccome c'era sempre per ultimo e la lascia sempre Ah, indietro, ok. allora lei dice sempre non la metto perché se cambio idea poi no, invece con la cera non c'è problema, andate tranquilli, anche se avete cerato e volete aggiungere un fregio potete comunque aggiungerlo, ok? Comunque, io adesso me la sono messa qui, quando lavorate con la pasta di legno il lavoro deve essere rapido, deciso e veloce. Uno perché, allora questo qui me li sposto di qua, uno perché si secca rapidamente, non riuscite più a lavorarla. Se per caso vi si secca,
Se per caso si secca, cioè si indurisce, mettete della nitro che questa rimane bella umida e riuscite a lavorarla meglio. L'importante è sempre nel vasetto ben chiuso, L'importante nel vasetto nel sempre ben chiuso sacchetto. e quando andate a lavorare, vedete che io quella mentre la tenevo aperta, quando andate a lavorare la pasta di legno dovete, questo Manuela me l'aveva chiesto sto tutorial un milione di volte, mi ricordo. E però non avendo gli stampi non potevo dimostrarvelo perché abbiamo solo gli stampi nostri che Di vendiamo di produzione. produzione che sono comunque parecchio rovinati e quindi no, meglio che non ve li presento. Chiede se la pasta si modella dopo asciutta, sì. Si Sì, la pasta di legno si modella. scusa, si colora dopo asciutta. Certo. Entrambe, sì, entrambe dopo asciutte. Allora, adesso vi faccio vedere un attimino come fare appunto con la pasta di legno. Vi dicevo, le accortezze che dovete avere con la pasta di legno. Se avete comprato il barattolo, avete l'accortezza di prenderne un po' e richiuderla, un po' e richiuderla. E magari per mantenerla mettete sempre dentro un po' di nitro. Io per esempio che ho le latte mega galattiche, metto sempre un po' di nitro quando richiudo il barattolo, ok? Quindi prendiamo la pasta di legno. Vedete, anche questa è una pasta. Mettetevi i guanti con la pasta di legno piuttosto che farlo senza. Vi faccio vedere, adesso andiamo a fare anche qui una tag. Spingete bene con le vostre ditine, sempre. Bene, bene, bene per far aderire. Ok? E togliete gli eccessi. Anche qui, più ne togliete e più non vanno carteggiati dopo. Pulite bene intorno. Ok? Una volta che avete pulito, questo insomma lo raccolgo, lo rimetto qui dentro, vi faccio vedere che a differenza dell'altro potete semplicemente fare così. Prendete un pezzetto di legno e lo buttate. E questo anche ha bisogno di un'asciugatura di 24 ore, ok? Quindi aspettiamo che asciughino. Una volta asciutti vi faccio poi vedere. Adesso ne rifacciamo un altro così vi faccio vedere ancora. Prendete un po'. Pigiate, come si dice in Toscana, bene. Premete bene, spingete bene, fate entrare tutta la vostra pasta negli angoli. Togliamo gli eccessi. Ok, poi avete a casa degli stampini, che ne so, chi prima faceva i gessetti, che sono in silicone. Vanno benissimo lo stesso sia con la pasta di legno che con la pasta modellabile. Ok? Quindi una volta fatta sta cosa, l'altro dovevamo prestare attenzione nel toglierlo. Questo basta che rovesciamo. Vedete come vengono precisi? E li mettiamo ad asciugare. Boh, proviamo a fare la corona anche qui, via. Adesso qua mi è rimasto un po' di sporco Ilaria di dell'altra. Laura dice: brava, pigia, sono toscana. Pigia, infatti, mi sembra che in Toscana si dica così. Hildegard chiede: di che è fatta la pasta di legno? Di cosa è fatta la pasta di legno? Beh, mo, Hildegard, mi sa che ne vuoi sapere troppe, no? Nel senso, allora, È un composto chimico a base di polvere di legno. esatto, è un composto chimico a base di polvere di legno, ma sinceramente dirti proprio bene quello che c'è dentro non te lo saprei neanche dire correttamente, nel senso che ci sono dei componenti che neanche. Ok, adesso proviamo a fare la corona sempre con la pasta di legno, così vi faccio vedere. Deve essere veloce, 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 quindi dovete sbrigarvi. Ok, togliamo gli eccessi. E sulla pasta di legno un'accortezza. Se per caso non vi basta, che ne so, avete un fregio grande e andate a fare la giuntura, bagnatelo sempre con la nitro perché la giuntura non si riesce a fare, insomma, per intenderci. Ecco. E tac. Ecco qui la nostra coroncina. Infatti Laura dice conviene comprarla già fatta,
non replicarla, troppa fatica e non ti verrà mai come quella già pronta, la pasta Esatto, di legno. esatto. Infatti, se anche la fate con la... Allora, la ricetta antica è con la segatura del legno, ma non è la stessa cosa che comprarla già fatta. Comunque, questi sono i fregi che adesso abbiamo fatto. Adesso vi faccio vedere, sempre prendendo il nostro pezzetto di legno dove mi devo appoggiare. Qui abbiamo la nostra scatola dei desideri, tra virgolette. Vi faccio vedere, questo è un fregio in pasta di legno. Già secco, viene durissimo, ok? Una volta secco, viene durissimo, ok? Prendiamo il forno. La pistola termica O la pistola è termica, meglio. se ce l'avete la pistola, oppure anche il forno dei capelli, se non è che tutti hanno questo forno qui, quindi prendete anche il forno dei capelli, va benissimo. Insiste un po'. Insistete dietro. Col forno dei capelli si insiste un po' di più. Insistete dietro e guardate con il caldo, guardate questo fregio come si piega. Se voglio farlo piegare ancora, insisto ancora. Anche nella parte frontale si può scaldare un po' per ammorbidirlo. Anche nella parte frontale si può scaldare. Sì, anche davanti, volendolo possiamo scaldare anche davanti. E adesso devo prestare un po' d'attenzione perché scotta, però questo si piega, quindi se noi vogliamo metterlo su un vaso, guardate questo, lo andiamo a piegare tranquillamente. Quindi quelli in pasta di legno si piegano dopo asciutti, quelli in polvere, nella pasta materica, qui si piegano prima, ok? Simonetta Groppo dice non si rompono? No, quelli in pasta di legno se si scaldano bene non si Non si rompono. rompono, qualora si dovessero rompere. Ciao Diana, qualora si dovessero rompere perché hanno, che ne so, vi si crepano perché può succedere, è perché, ecco, questo qui si sta già raffreddando. Una volta raffreddato, questo diventa durissimo. Quindi se io lo vado a piegare adesso, mi si rompe. Lo riscaldo un'altra volta, che ne Comunque, so. una volta scaldato, quando è caldo diventa morbido come un silicone la pasta di Esatto, quindi legno. vedete come si modella? Se io adesso qui aspetto un attimo, posso anche modellarlo, guardate questo, è in pasta di legno che l'ho già piegato su una base rotonda e l'ho anche patinato in, come si chiama questo? In ruggine, non mi veniva la parola. Guardate che bella patina arrugginita. Ilaria di Laura dice: ah, e prenderla da frangi già porzionata, non fate la stupidaggine come me, che ne ho comprate 25 kg in tanica, sono matta, lo so, e parecchio l'ho buttata, che mi si è seccata. Meglio prenderla un po' per volta. Le grosse quantità vanno bene a chi come frangi ci lavora quotidianamente. Esatto. Ti dirò che io che ci lavoro quotidianamente anche le taniche da Emilia 25 Zappalà dice ci vuole la pistola termica? Ma no, kg. No, 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 va bene anche il forno dei capelli. Guardate, questo qui adesso si è raffreddato e è già diventato duro. Ok? Ma per caso avete deciso, prendiamone un altro di fregio, boh, questo qui. Lo vedete, sentite anche dal rumore? È duro. Si chiama pasta di legno perché una volta secco è come il legno, ok? È duro, rimane duro. Quindi la cosa bella e magica è che se noi lo scaldiamo con il forno, io dico sempre scaldatelo da dietro, ma potete anche scaldarlo da davanti. Dico sempre mettete il mille chiodi perché ha una presa più rapida, ma qualora non l'avete, avete la Vinavil, va bene uguale. La pasta di legno quando è secca diventa veramente un legno, un pezzo di Diventa legno, infatti si può esatto. anche carteggiare volendo. Adesso vi faccio vedere, metto la Vinavil qui, me la metto col ditino su tutto il mio fregio e lo andiamo ad applicare qui che è tondo. Guardate, ecco qua.
Aspetto un attimino che faccia presa e il gioco è fatto. Quindi, se comprate la pasta di legno, potete prepararvi tutti i fregi che volete il giorno prima. Oppure ve li preparate e li usate quando volete. Li potete attaccare su una superficie piatta, piana, quello che volete. Se comprate invece la pasta della Yod, ricordatevi che dovete utilizzarla al momento che la usate, perché poi, oppure, poi vi rimangono dritti. E dovete per forza metterli su una superficie piana. Quindi abbiamo adesso non mi dite che abbiamo tutte le varianti, per poter Mi lavorare. taciummo, dice la pasta di legno mi affascina, che figata, Franci. Hai visto? Ecco. Adesso questo qui l'abbiamo attaccato, quindi questo alla fine ho fatto anche una cosa carina. Naturalmente qui dovrei mettere un pezzettino di scotch perché è tondo e quindi mi si può staccare. Me lo dai, ce l'hai lì dietro già come un pezzettino di scotch che così lo metto e così domani glielo faccio vedere già finito. Ecco. Ecco qua. Questo adesso lo lasciamo asciugare la colla, quindi se voi lo attaccate dopo, solo il tempo di asciugatore della colla. Adesso vi faccio vedere quante ce ne sono. Ce ne sono tantissimi di stampi che sono messi sul nostro Rinaldi sito. Angela dice: avevo preso la pasta di legno un po' di tempo fa, ma non l'ho mai usata per paura di sbagliare. Ora con questo tutorial mi metterò all'opera. Eh certo, vi ho detto che prima o poi arrivo, eh? Prima o poi arrivo. Guardate questo, questo è meraviglioso. Questo io mi sa che uno me lo becco io. Cioè, praticamente ho fatto l'ordine della Yod e ho speso un botto perché praticamente di ogni cosa me la voglio tenere. Quindi non lo so se ho fatto l'ordine della Yod per voi o per me. Comunque, ecco qua. Questo è meraviglioso con tutte le cose classiche. Poi c'è quello lì della petta che ho usato oggi, c'è questo con le rose, altre rose e ce ne sono altri che sono già andati sold out ancora prima di fare il tutorial perché l'ho caricato già da una settimana, quindi dobbiamo rifare gli ordini di No, qualcosa. comunque, cioè, sono Sì, sempre disponibili. sono disponibili, arrivano sempre abbastanza velocemente. E niente, che dirvi, finalmente vi ho fatto un tutorial su come fare i fregi. Naturalmente, se voi avete gli stampi in silicone, un giorno facciamo così, vediamo se riesco, vi farò vedere anche come fare gli stampi in silicone. Quindi vi do, diciamo, più o meno la mia ricetta e così potete stampare tutto quello che vi viene sotto mano. A casa io tipo stacco i cornicioni, questo lo devo fare in fregio, questo. Quindi dopo diventerete fregio mania perché io per dire sapete perché ho così tanti fregi sul mio sito? Perché sono pazza malata Maria di fregi. Biancucci ti chiede se i fregi si possono colorare. Certo, i fregi si possono colorare, li potete colorare dopo se li fate in pasta di legno. O prima mai, ecco, guardate, questo qui già sta diventando duro, perché la pasta di legno secca abbastanza velocemente, mentre questo, se io passo, è Cioè, proprio secca morbido. velocemente, però per essere duro ci vuole almeno una notte. Una notte, diciamo che li dovete modellare oggi, però ecco, se li fate in pasta di legno potete fare tutti quelli, cioè un giorno che vi mettete a stampare, tipo stampate tutto quello che vi serve, se avete tutti gli stampi fate tutta la stampatura perché poi vi si modellano dopo e quindi li fate seccare, anche li tenete, guardate qui, questo è, sono quelli di seconda scelta, nel senso che ci si rompono, ci cadono, sono stampati male. Però ecco, una volta stanno qui, quando mi servono per fare i tutorial ce l'ho. E altre domande? Non si sa. E quindi vabbè, oggi vi ho fatto un tutorial interessante. Sta diventando comunque molto difficile, ragazze, fare i tutorial perché cominciamo a essere veramente tante e io devo dire la verità che ho cominciato agli antipodi a fare i miei tutorial e le mie dirette quando ancora non c'era neanche non c'era neanche l'odore delle vernici e quant'altro. Seguite chi più vi piace, chi più vi appartiene, perché comunque i prodotti sono tantissimi in giro.
e alcuni di buona qualità, altri di meno. Scegliete la qualità che Rita più Giumbo, la vi voglio la appartiene. pasta di legno, anche gli stampi. Mamma mia, gli stampi voi non potete capire. Cioè, se andate, soprattutto noi in Italia poco, nel senso forse una malata come me, che tipo io se posso li metto veramente dappertutto, ma tipo, ma vi volete immaginare fare le palline di Natale, fare... Ah, ho delle novità in giro, a parte, vi ripeto, per chi non ha ancora preso il mio libro, che abbiamo il libro dove ci sono tutte le regole dello shabby e quindi è un bel vademecum da tenervi a casa, lo shabby di Franci che trovate su Amazon, ma lo trovate anche sul sito della casa editrice o anche sul mio sito, quindi lo shabby di Franci. Poi... Rita Giummo dice, domani con lo rifregi? Corso? Domani colori fregi, sì, e va bene per voi, se facciamo ancora le 18:30, perché così io ho le ragazze che sono andate via e siamo tutti più tranquilli. Magari va bene alle 18:30 così coloriamo i fregi e vi faccio vedere come patinarli. Datemi un segno o no, Rita sì. Giummo dice, io ce l'ho il libro forse. Ah, certo. Bene, e poi quindi primo questo, secondo il corso di della Bre. Stanno dicendo tutti sì, va bene. Si va bene? Ok, allora domani alle 18:30 ci vediamo qui, ma non spargete troppo la voce perché altrimenti c'è qualcun altro che mi mette la diretta alle 18:30. No, vabbè, spargete la voce, scherzavo. E poi c'è il corso della Bre online che è il 13. Manu, scusami, non mi ricordo più la data dei miei corsi. O sabato prossimo, boh, ho un dubbio. Comunque c'è il corso che è meraviglioso e magari è proprio un'occasione per chi sta da lontano. Dovremo correre come i pazzi perché sono due lezioni da 2 ore e poi dopo lì ci sarà una sorpresa che ho in mente, ma che ancora non ho detto a nessuno. La dirò il giorno del corso. Poi altro, dalla settimana prossima, 13:20, dice Manuela. 13:20, grazie. Non mi ricordavo più le date. E poi c'è un'altra cosa, dalla prossima settimana ho intenzione di fare dei tutorial specifici per la Pasqua, ma non so come, devo un attimo studiarla, mi piacerebbe farlo chiuso. Naturalmente saranno gratuiti, non sono a pagamento, però mi piacerebbe fare una stanza chiusa dove saremo tipo magari solo le più intime, le più... Comunque, chi vogliono. Certo, tutte quelle che vogliono, però mi piacerebbe farlo chiuso perché così rimane una cosa nostra. Quindi adesso devo un attimo capire come farvi iscrivere e faremo una stanza dove faremo un tutorial, da qui a Pasqua faremo i tutorial gratuiti una volta a settimana sugli oggetti pasquali, su delle cose da realizzare a Ilaria di Pasqua. Laura, bravissima Francia, hai fatto un tutorial eccellente, complimenti. Grazie, Se grazie. Giulia dice sei il top, bravissima. Grazie, ma guarda, voi siete forse più, siete tanto di parte. Vi dirò che oggi è stata una... Simonetta Groppo dice anch'io, forse non so il libro o la diretta. Ok, alle 18:30 forse volevo intendere. Comunque, oggi vi dirò che per me è stata anche un'ora per svagarmi perché è stata un po' dura, una giornataccia perché... uno dei nostri nipoti con il Covid non sta un granché bene e quindi l'ansia ci assale e quindi infatti non ho avuto voglia di fare quello che faccio di solito, truccarmi e quant'altro e quindi era giusto perché mi sono presa l'impegno e ho deciso di mantenerlo perché tanto poi in queste situazioni già come non possiamo Possiamo fare fare... ben Non poco. possiamo fare nulla, solo sperare che il Signore ci assista e che comunque vada tutto Florentina bene. ti chiede, i fregi in pasta di legno si possono applicare dappertutto, vetro, metallo, anche plastica? Assolutamente sì, li potete applicare da qualsiasi parte. Vi consiglio magari di usare il mille chiodi anziché la Vinavil come ho usato io adesso perché così ho una presa più rapida. Soprattutto quello che io ho utilizzato adesso sono dei vasetti in cui adesso si è staccato perché appunto, guardate, vedete questo? Siccome io ho messo proprio poca colla, mi si è staccato. Adesso appena chiudo con voi, rimetto un pochino più di colla e lo riscaldo perché questo, guardate, guardate in poco come si è indurito. Non mi ero accorta che, vedete che qui non avevo messo lo scotch. Questa parte qui si è indurita e si è staccata.
Allora, vi faccio vedere come fare per riposizionarlo. Ok, quindi cioè anche noi che siamo del mestiere sbagliamo, Ma lì ok? anche lo scotch era poco Lo scotch attaccato. era poco, quando lavoro nei tutorial o in diretta non sono sempre comoda, non presto attenzione. Quindi vi ricordo che se sbagliate, non c'è problema. Riprovate, 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 rifate. Le cose non è che tutte le ciambelle, come si dicono, escono col buco. E anche quando io sto qui a spiegarvi, non credete che mi arriva la spiegazione così su due, mi documento, studio, vedo. E prima di farvi un tutorial di dirvi certe cose, magari Facciamo i test. facciamo i test e ve lo dico con certezza. Allora, guardate, lo riscaldo di nuovo. Mi resilla dite sì, tutorial di Pasqua. Pinuccio Salvo, complimenti, sei molto bravo, spieghi con molta semplicità, grazie. Grazie, cerco Simonetta di Gruppo spiegare diceva più. sì, la diretta, mi si forza. Allora, l'ho riscaldato di nuovo Poi ci sono gli auguri di buona guarigione per Lorenzo. per il nostro nipotino. Abbiamo i nipoti noi. Allora, io e Giacomo abbiamo due nipoti da 11 anni, tutti e due col Covid. Uno che sta un po' meglio e un altro che non sta. Poi abbiamo due nipoti Nove anni. di 9 anni. E tutti e due, uno col Covid e uno non lo sappiamo, ma sta in quarantena. Un altro di 8 anni, i genitori tutti col Covid, e quindi ecco che noi siamo un po' così. Ecco, adesso ho rimesso la colla e rimetto anche un altro pezzettino di scotch. Queste scuole hanno attaccato a tutti questo cavolo di virus. Bisogna non passarci Sarebbe meglio non passarci, ma se ci passi capisci che è veramente virulente. Quindi nei miei video dico prestate attenzione e aspettiamo prima perché mi arrivano un sacco di chiamate. Francesca, dai, fai corsi online, fai corsi in aula, anche siamo solo 3-4 persone. Dobbiamo mantenere la calma. Allora, io vi faccio i tutorial gratuiti, alcuni li faccio a pagamento, ma cerchiamo ancora, credo che sia presto, perché è un attimo, cioè noi per un attimo, noi abbiamo tutti, anche gli altri nipoti, cioè tutti hanno preso il Covid a casa nostra e noi siamo salvi, forse io avrò le difese immunitarie alte, visto che magari sto sempre a contatto con la gente, non lo so. Comunque, ecco, adesso l'ho riattaccato e domani lo andremo a patinare. E credo che se non ci siano domande, ci vediamo domani a questo punto alla stessa ora, alle 18:30, per vedere il continuo di questi fregi della pasta di legno. Intanto voi potete sbirciarvi e vedere tutto quanto come venire, perché poi questi per fare un effetto, cioè immaginate tutta una bella cornice patinosa con tutti i fregi che poi. Chi non ha voglia, allora questa è la parte per chi è belle creative e ha voglia di farseli, ma per chi non ha voglia di farseli, se li vuole comprare già fatti, semplicemente da Nel sito ce ne sono applicare, 200 nel sito modelli. cioè, ci sono tipo 170 modelli, andate lì, comprate il vostro modellino, lo scaldate, lo attaccate e non state lì a perdere tempo a farli. Quindi abbiamo tutte le opzioni possibili immaginabili per fare i fregi e per applicarli. Abbiamo gli stampi della IOD, la pasta modellabile della IOD, la pasta di legno che potete utilizzare sia fregi in silicone che avete a casa, sia questi stampi in silicone qui. Li abbiamo già fatti, quindi che dirvi? C'è tutto, no? Poi magari Basta faremo. solo mettere un po' di fantasia. Basta avere un po' di fantasia e quella dovete averne parecchia. E magari Giacomo, che dici? Una volta facciamo un tutorial sul come fare uno stampo, magari hanno qualcosa. Sì, però non è semplice. Non è semplice, però a noi ci piacciono le sfide, quindi, quindi magari glielo possiamo anche fare, perché magari, che ne so, a loro piace farseli e se li fanno. E quindi per oggi è tutto e intanto cominciamo con tutti i saluti, grazie a tutti, grazie a voi di esserci e speriamo di rivederci domani con belle notizie e quindi vi
Io e Giacomo siamo rimasti soli, tra l'altro, al laboratorio, Come quindi sempre. come sempre, anzi ne avremo ancora per un paio d'ore io e lui adesso qui per sistemare le cose e quindi vi salutiamo dal nostro laboratorio. È tutto, come si dice a Striscia la Notizia, e ci rivediamo domani sempre su questi canali alle ore 18:30. Ciao!